Ciao ragazze, allora nuovo video, scusate le condizioni, infatti ieri, anzi per la verità da questa mattina ho un raffreddore lancinante fortissimo, si sente proprio che parlo male. Comunque questo sarà il video in cui vi farò vedere tutte le decorazioni che per questo Natale 2017 abbiamo fatto qui a casa. Sono davvero molto semplici da realizzare, ma allo stesso tempo molto carine e naturalmente economiche. Spero naturalmente che il video vi piaccia, che lo apprezziate e fatemi sapere naturalmente se anche voi avete decorato o avete preso spunto per riprodurne qualcuna. Siamo subito da qui fuori, in cui praticamente abbiamo un tavolo. Qui al centro abbiamo messo questa composizione in cui sono praticamente queste finte stelle di Natale messe, vedete, in queste palle verdi, e si possono inserire tranquillamente i fiori finti dentro e quindi viene una bellissima composizione. E abbiamo messo tutto in questo vaso bianco che dovremmo aver preso da Ikea, e invece questa è una semplice tovaglia tutta completamente rossa. Qui sopra, vedete, dove ci sono questi chiodini, dovrebbe esserci un'altra decorazione di Natale che poi vi faccio vedere bene quando siamo dentro. Credo che oggi pomeriggio con papà la appenderemo, perché la porta è bella alta e praticamente da sola con la scaletta non arrivo assolutamente lì sopra. Qui subito all'ingresso troviamo, vedete, il presepe, è enorme, noi lo facciamo sempre grandissimo perché i miei genitori ci tengono molto, e devo dirvi che ogni anno cerchiamo di andare a Napoli per prendere almeno una statuina. E qui sopra, vedete, c'è la parte dei re magi, vedete questi scatoloni, perché vabbè, i miei genitori nei prossimi mesi dovranno fare un trasloco. E questo è il presepe, molto molto bello, anche io devo dirvi che ci tengo particolarmente. Qui a sinistra invece abbiamo la sala da pranzo, non fate caso che qui sopra abbiamo lasciato dei regali che devono essere consegnati proprio in questi giorni. E questo è il tavolo, molto molto semplice ma ad effetto. Qui praticamente abbiamo messo questa tovaglia rossa con questo tipo di tessuto damascato. Qui invece abbiamo fatto la corona dell'avvento, abbiamo messo quattro candele come le quattro domeniche dell'avvento. Per ora naturalmente ne sono accese tre, questa la accenderemo appunto domenica 24, e dovrebbe essere il turno del patatone, perché questa una l'ho accesa io, una papà, una mamma. E poi al centro della tavola abbiamo messo questo runner bianco abbastanza lungo, e con questi che sono praticamente delle stelline luminose di Ikea, una in ogni angolo, e anche vedete lì giù. Qui sopra sono messi tutti i regali di Natale che abbiamo ricevuto e che naturalmente dobbiamo ancora consegnare, ma ci tenevo a farvi vedere in primis questo, che è una sorta di centro tavola decorativo con la pigna rossa, le foglioline e tre candele. E poi questo qui, che praticamente è un... aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Un carry-on che mia mamma ha voluto acquistare assolutamente da Lidl, perché le è piaciuto tantissimo appena l'ha visto. Adesso lo facciamo partire. Vedete, i personaggi sono magnetici. È bellissimo. Questo l'hanno riproposto anche quest'anno, penso 2 settimane fa mi sembra, e dovrebbe costare sui 5-6 euro. Questo è tipo un portafrutta secca, cioè sarebbe un cestino, ma noi lo utilizziamo per mettere la frutta secca. Poi su questo carrello abbiamo praticamente due di questi cosetti qui, che sono praticamente quelli che fanno la luce. Questo lo avevo dall'anno scorso, l'abbiamo messo qui perché poi andrà a riprodursi qui sopra, e invece questo lo volevamo mettere fuori nella parte posteriore, dove vi dicevo che quest'estate abbiamo fatto i lavori, però la presa non funziona e il patatone deve venire, diciamo, ad aggiustarmela. In questo angolino che si trova, vedete, proprio vicino alla sala da pranzo, abbiamo Babbo Natale con le foglie. In questa zona invece abbiamo naturalmente il divano, e qui abbiamo fatto il nostro alberello di Natale, abbastanza basso, ma come vedete è molto molto carino. Ho messo alcuna luce. Comunque partiamo dall'alto, questo è il puntiglione color argento.
C'è questo filo di palline tutto tutto color argento fino giù. Queste sono le decorazioni, ossia questi cuoricini, questa pallina delle Yankee Candle Natale 2015 che è un ricordo, questa stella in cui praticamente con la colla a caldo abbiamo messo dentro un'altra stella, vedete, e questa pallina, tutte altre decorazioni. Queste sono quelle nuove che abbiamo preso da Panorama e in una confezione bellissima, e sono davvero stupende e molto molto leggere. Queste sono altre palline che abbiamo preso da Ikea, anche queste mi sembra, e anche quelle grigie che abbiamo messo lì sotto. Mi abbasso per farvi vedere, per questo Natale abbiamo decorato alcune cose che mi sono arrivate il Natale scorso. Con la My Beauty Box dello scorso anno ho ricevuto questa pallina di Douglas in cui dentro c'erano tutti i trucchi, e quest'anno l'abbiamo messa come decorazione qui sotto l'albero mettendo dentro, vedete, un'altra pallina bianca. Questo sicuramente lo riconoscerete perché ve ne ho parlato anche in un video di recente dei cosmetici Sien, e praticamente in questa stellina avevamo trovato due smalti Sien e noi l'abbiamo decorata in questo modo, vedete, lasciando proprio il fiocco e mettendo dentro una pigna e altre palline. In questa bolla invece, che è sempre quella che conteneva gli smalti Sien, abbiamo messo, qua c'erano quelli effetto gel, abbiamo decorato con questo washi tape rosso e messo la pigna e altre palline. Questo invece è tipo il copri-albero della parte, diciamo, delle zampe. Nel tavolinetto trasparente che c'è questo, che praticamente sarebbe quel portalibri di Ikea, vedete, è tutto di questo colore normalmente, ma mamma ha preso i washi tape, questi di Lidl di Natale. Questa invece è tutta la credenza, come vedete alcune parti sono decorate. Questo angolino anche è molto molto carino, c'è una campana, questo nastrino che è tutto tutto bianco, questa candela, questo portacandele rosso di Yankee Candle. Nella parte superiore abbiamo, sempre con lo stesso principio, la candela, il portacandele rosso sotto e queste ghirlande di rose piccolissime. Questa idea di decorazione è quella che adoro. Qui abbiamo questo qui, che praticamente quando si illumina la candela si illumina anche la parte fuori, tutte palline bianche. Nella parte, diciamo, che va verso la sala da pranzo c'è questa prima mensola in cui abbiamo ai due lati questa lanterna natalizia con dentro, vedete, la candela, e di qua invece la stessa cosa. E qui invece c'è questa candela enorme con questo piattino che è di Ikea e tutte queste decorazioni al lato. Su tutte le porte di tutta la casa, adesso vi faccio vedere proprio questo esempio, ci sono questi quadretti a cui io sono molto molto affezionata, perché praticamente l'abbiamo fatti io, mamma e papà insieme quando ero piccolina. Mi ero dimenticata di farvi vedere questa, che è l'altra tradizione della nostra casa, ossia la mega palla che mettiamo sulla porta d'ingresso, oro e rossa. Qui al centro della casa invece, vedete, c'è questo bellissimo camino che io sinceramente adoro, e praticamente abbiamo deciso di decorarlo in questo modo. Da qui parte questa fila di washi tape che prende tutta tutta questa parte e naturalmente continua anche di qua. Questa seconda fila è invece un altro tipo di washi tape oro. Questa parte che invece ci sono sempre washi tape, però li abbiamo messi, vedete, anche qui nella parte superiore. E poi praticamente qui ci sono questi altri rossi, e come decorazione sul camino ci sono queste stelline con sopra le candele. Invece qui tutta tutta questa cascata di fiocchi, diciamo, sono due merletti in realtà, vi faccio vedere proprio nel dettaglio, con la pistola con la colla a caldo che abbiamo acquistato da Lidl, quella che c'era a 9,90 euro mi sembra. Abbiamo messo stelline rosse, due perle, visto che sono il trend dell'anno, due stelline piccole rosse scure,
ancora vedete quattro perle che tipo quando le vedete all'esterno, cioè noi pensavamo fossero più visibili, invece si confondono così tanto che neanche si vedono. Queste qui rosse, sempre che ho preso da Lidl, ancora altre perle, ancora altre stelle piccole rosso scuro, ancora altre perle, ancora stelle. Ah, un'altra cosa mi ero dimenticata di dirvi, che adesso naturalmente vedete il camino così, ma poi noi teniamo sempre questo coso, diciamo, nero. Quando lo accendiamo naturalmente si toglie, però la sera dell'Epifania, ossia il 5 gennaio, mettiamo qui 3 o 4 delle nostre calze e poi naturalmente passa la Befana e la mattina dopo è piena piena di cose belle e di dolcetti. La nostra tradizione è non metterle mai prima, ma direttamente proprio la sera del 5 gennaio. Mi ero anche dimenticata di farvi vedere che, vedete qui sopra, qui abbiamo dei mega finestroni molto molto grandi e qui sopra, per dare un po' di decorazione, stavolta l'ho fatto io, ho messo praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 file di washi tape. Bene ragazzi, con questo è tutto, io vi mando un bacio grande, buon Natale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!